Continua la querela giudiziaria per gli impianti di risalita dei prati di Tivo, in particolare quella tra la Gran Sasso Teramano, società pubblico-privata in liquidazione, proprietaria degli impianti, e Marco Finori, l'imprenditore marchigiano a cui il Tribunale nel marzo scorso ha affidato come custode giudiziario la gestione degli impianti di risalita di prati di Tivo e Pratoselva dopo averli sequestrati. L'ultimo capitolo dello scontro giudiziario ha visto la GST depositare in Tribunale una nuova istanza nella quale contestava una serie di inadempimenti del gestore custode, chiedendo al giudice competente di valutare eventuali provvedimenti nei suoi confronti. Il magistrato però solo dopo un giorno ha rigettato l'istanza, dando nuovamente ragione a Finori. Una questione legale su cui il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, si auspica una chiusura a stretto giro dell'iter burocratico, in modo da procedere una volta per tutte alla vendita degli impianti. Finora ha avuto una sentenza che è frutto di un contenzioso giudiziario. Noi ribadiamo la nostra posizione, che è una posizione molto semplice: la volontà di GST era ed è quella di vendere gli impianti, e attendiamo l'acquirente in maniera franca, sincera, senza alcun altro commento sopra, e come in maniera banale, come se uno andasse a comprare un'auto, deve sborsare il prezzo di vendita e prendersi la macchina. Queste lungaggini non fanno bene al territorio, sicuramente non fanno bene neanche a un imprenditore, chi che sia, che voglia fare un piano imprenditoriale per sé, per il territorio, e quindi speriamo che la giustizia possa darci risposte nel più breve tempo possibile. Ma nonostante la delicata vicenda legale per la montagna teramana, questa stagione estiva ha fatto registrare un buon flusso turistico. A livello generale registro non solo in Prati di Tivo ma in tutto l'arco montano una differenza del flusso turistico. Mentre fino agli anni passati era un turismo principalmente di rientro, cioè tutti coloro che erano nati o vivevano nelle zone montane tornavano nelle aree interne, in questi ultimi anni si sta registrando una tendenza diversa, cioè abbiamo meno rientri di coloro che ci abitavano e un maggior numero di turisti che vengono anche da diverse parti del territorio provinciale, non solo, quindi anche regionale e fuori regione. Ovviamente adesso si pensa alla stagione invernale. Sì, stiamo lavorando per la stagione invernale. Gli impianti sono sempre due, quello di San Giacomo Montepiselli, che è stato sempre aperto e che è oggetto di un importante finanziamento che vedrà la ricostruzione della cabinovia da San Giacomo a Montepiselli. Il secondo, che è quello di Prati di Tivo, il giudice al momento ha dato questa gestione provvisoria e sono convinto che gli impianti rimarranno aperti come lo sono nella stagione estiva.